Eccoci qua, siamo collegati con Jesolo, vedete quanti giovani, quanti ragazzi, che meraviglia, che bella, che entusiasmo, Fiamme Oro Atletica. Fiamme Oro Atletica, eccole qua, queste sono le immagini che ci arrivano in anteprima proprio da Jesolo, come state vedendo. Ci sono tanti ragazzini, questo è molto bello vedere che già da piccoli insomma iniziano il tutto, c'è il coordinatore che li sta praticamente mettendo in ordine per altezza come sempre, per età, per tutto quello che bisogna fare. Ecco qua avete città di Jesolo dietro. Il tempo è anche bello, quindi è ventilato anche lì. Sì, è ventilato, bene. Devo dire che per loro... Però devo dire che sono tanti, mi stupisco veramente, sono tanti ragazzi, tante ragazze. Tante ragazze, tante ragazze, anche perché si è a casa da scuola, quindi... Che hanno voglia di fare sport, esatto. Atletica. Poi insomma, secondo me hanno trovato anche la giornata giusta, proprio. Certo. Quindi con la voglia di fare tutto. Meraviglia. Che bello, vedi? Meraviglia, che bello vedere tutti questi ragazzi che hanno voglia di fare sport e di divertirsi insieme. Sì. Il vento ha già girato un ombrellone. Sì, ma vuol dire che allora... C'è un bel fresco, guardate l'ombrellone e ha evitato i ragazzi, per fortuna. Fortuna, beh, Jesolo, quindi è sempre molto, molto ventoso. Vabbè, insomma, quindi questi sono proprio... Va bene, allora intanto che aspettiamo di collegarci con Dario Bolognesi che ci spiegherà di questo camp dedicato all'atletica. Se... Ecco, guarda intanto questi primi piani di tutti questi ragazzini e le ragazzine che poi sono dietro, insomma. Dovete pensare quante gare si svolgeranno, quante gare si stanno svolgendo in questo stadio di atletica. Sì. Sulle mani, Dario... Questo è l'inno di Dario. Pensa che in questo stadio, forse nel 78-80, ho visto Francesco De Gregori. Ah, ma dai. Sì. Ah, eccolo qua il nostro Dario. Che dovresti... Gira la telecamera. Ciao Dario, gira la telecamera. Gira il telefonino perché... Ah, eccolo qua. Adesso ti vedo. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta? Sì, sì. Ciao Dario, ciao. Benvenuto. Guarda con chi sono qua allora, con gli amici. Ciao, buongiorno. Sergio Baldo. E Silvia Rizzi, li vedete? Sì, ci vediamo. Certo, la vediamo. Ci vedo doppio. Allora, intanto siamo a Jesolo, forse l'avete già anticipato. E Jesolo, un po' da qualche anno, si tiene il camp delle Fiamme Oro. Allora, Sergio Baldo, che è il nostro direttore tecnico delle Fiamme Oro, oltre che altre importanti cariche a livello della Federazione di Atletica Leggera, ci spiega perché veniamo a Jesolo, da quanto tempo veniamo. Sergio. Allora, noi veniamo qua da una decina d'anni, facciamo un'iniziativa che sono i camp delle Fiamme Oro dedicati all'atletica leggera. Questo va dalla quinta elementare alla seconda media, sono atleti che fanno sport, in particolare l'atletica leggera, ma da tutta Italia. E oggi abbiamo un evento particolare, si chiama In pista coi campioni. Sono oltre 200 ragazzi, ci sono non solo quelli dell'atletica, ma ci sono anche la squadra di calcio di Jesolo, e tutti quanti provano le diverse discipline dell'atletica leggera. Abbiamo portato i campioni nostri delle Fiamme Oro, che per un giorno diventano allenatori, quindi insegneranno ai giovani atleti i segreti della partenza dei blocchi, piuttosto che il salto in alto, il salto in lungo e il salto con l'asta. Insomma, queste sono le attività che proponiamo. Qua forse stiamo vedendo anche le immagini. Sì, sono immagini che abbiamo trovato cosiddette di repertorio di qualche bella attività negli anni scorsi. La caratteristica dei nostri camp sono degli educamp, cioè oltre al divertimento c'è anche il fattore dell'educazione, e quindi serate a tema dove spieghiamo i valori dello sport e anche qualche informazione in più che serve a loro per crescere. Ecco, le immagini proprio spiegano bene qual è il significato di questa iniziativa, quindi l'atletica leggera, lo sport in generale e soprattutto tanto divertimento. Da quanti anni è che veniamo qui a Jesolo? Il primo camp l'abbiamo fatto nel 2013. Faremo 10 anni? Sì, abbiamo fatto un anno di pausa come tutti, abbiamo fatto nel 2013. Ecco, poi nelle immagini vediamo che non c'è solo l'atletica, il campo, la pista rossa, ma c'è anche dei momenti conviviali con i ragazzi. Ospitiamo il camp al villaggio Mazzotto, che è un villaggio dedicato
allo sport e anche un villaggio inclusivo, perché dà spazio anche ai disabili di poter fare attività, un palazzetto della pallavolo, piscine, campi da tennis, campi da calcio, insomma una struttura Jesolo dedicata a chi vuole fare camp sportivi, e noi siamo presenti da tanti anni in questo villaggio turistico che ha una forte vocazione sportiva. Allora, con l'autoressa Silvia Rizzi. Ciao Silvia. Allora, lei è la psicologa ufficiale del gruppo sportivo del Fiamme Oro, quindi non solo i ragazzi ma proprio degli atleti, e quindi tu hai una grande esperienza nel far, insomma, capire un po' le persone, aiutare a capire le persone un po' di essere la loro consapevolezza, l'impegno, lo sport, eccetera. Come ti sei avvicinata alle Fiamme Oro nel tuo lavoro, con questo tuo lavoro di psicologa? Beh, intanto io sono una psicologa, ma poi mi sono specializzata nello sport e quindi sono una psicologa dello sport. Nello sport di solito ci si concentra sempre sulla parte fisica, tecnica e tattica, e ci si dimentica che esiste anche questa cosa qui, è una sagoma del nostro cervello che io mi porto sempre appresso, soprattutto quando lavoro con i piccoli atleti, per ricordare loro che questo chilo e mezzo di muscolo, tra virgolette, va allenato esattamente come tutti gli altri muscoli del nostro corpo. Lavorare sulla preparazione mentale già quando gli atleti sono molto piccoli fa capire loro che le emozioni e tutto ciò che interviene nella vita di una persona può essere un catalizzatore e una leva per fare meglio e fare di più, oppure può essere una trappola. Mi piace sempre ricordare la frase che si può sempre scegliere se allenare la mente o allenare il lamento. È un bel discorso, perché qua i ragazzi hanno un'età da adolescenti che devono cominciare a capire che qualche volta si prende qualche usata nella vita, non solo nello sport. E quanto è importante che questi ragazzi siano tutti insieme? C'è un valore aggiunto al fatto che possiamo anche assisterli psicologicamente, ma il fatto di una specie di autoterapia, no, del gruppo, della compagnia. Un po' come diceva Sergio Baldo prima, lo sport è un veicolo di crescita etica e il nostro impegno come staff è quello di far passare loro sicuramente lo sport come elemento di allenamento, ma anche come elemento di crescita etica, dove stare insieme, lo spirito di squadra, lo spirito di team, quelli che sono le cadute, le sconfitte, i fallimenti e le vittorie, li allenano ad essere i futuri uomini e donne di domani che lavoreranno in team e si confronteranno in un contesto dove ci potranno essere delle cadute e anche delle vittorie e soprattutto un lavoro di squadra. Grazie alla dottoressa Silvia Rizzi, che conosciamo ormai da qualche anno, perché sei stata una grande runner appassionata di corsa e lì ci siamo conosciuti in quel contesto, è vero. Allora, Sergio, tu hai un ospite o siamo noi ospiti? Insomma, non so come stiamo. No, noi oggi Silvia. Abbiamo coinvolto in questa iniziativa insieme con i campioni anche il responsabile, il direttore sportivo della società di calcio di Jesolo, che anche loro sono presenti in questo impianto, e condividiamo tutte le attività, e quindi qualche atleta dell'atletica leggera fa calcio e poi il calcio gli facciamo provare magari il lancio del vortex e altre specialità dell'atletica, e oggi in modo particolare abbiamo mescolato le iniziative. Ecco, allora il calcio ha come base il gesto atletico, quindi è importante l'abbinamento con le Fiamme Oro, con l'atletica leggera. Sì, sì, assolutamente, e comunque volevo ribadire che non sarete mai ospiti, nel senso che noi siamo sempre... Scusate, ma ho anche il telefono che funziona, ogni tanto qualcuno chiama. Allora, stavamo dicendo con gli amici, infatti, al Jesolo Calcio. Sì, sì, esatto, che siamo ben lieti di far provare a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri tesserati o anche chi semplicemente è in vacanza che vuole fare il nostro camp, questa bellissima esperienza di fare atletica sotto tutti i punti di vista. Quindi, ma qua vedo una maglia particolare però. Sì, noi siamo ormai da 3 anni in collaborazione con il Cittadella, quindi insomma Jesolo sta crescendo anche dal punto di vista calcistico e turistico, anche perché poi alla fine sappiamo benissimo che Jesolo vive anche di turismo e sport fatto insieme.
Quindi io sono sempre ben contento quando arrivano le Fiamme Oro di aprire veramente lo stadio che noi utilizziamo praticamente 12 mesi l'anno, perché sono esperienze per tutti quanti, me compresa, e anche tutti i miei tecnici, veramente incredibili. Va bene, allora chiudiamo questo collegamento, ne avremo forse altri due, poi mi darete conferma dallo studio con Sergio Baldo. Facciamo vedere, Sergio, cosa sta succedendo. Ecco qua. Allora, avevamo prima anche dei rappresentanti, mi pare il sindaco, comunque dell'amministrazione comunale di Jesolo. Allora. Sì, c'era prima il sindaco Christopher De Zotti, che ha dato un saluto a questa iniziativa. Adesso è un momento in cui ci sono le rotazioni, quindi gli oltre 200 ragazzi sono stati divisi in sei grandi gruppi e per 20 minuti provavano le diverse discipline. In questo momento stanno facendo un momento di pausa perché sono dalle 9:30 che fanno attività, dimmi, e quindi siamo un po' più in diritto d'arrivo. Dimmi veramente, ma ai tuoi atleti, nel senso ai ragazzi dell'atletica, fai giocare a calcio? Ma loro per divertimento gli piace poi. Quando io nuotavo, noi volevamo giocare a pallanuoto e Gianni Grossi, i nostri allenatori, non volevano assolutamente che usassimo la palla perché forse ci distraeva un po' dal nostro sport principale. Ma in atletica leggera molto spesso anche i grandi campioni all'inizio dell'allenamento, proprio prima del riscaldamento, quello tradizionale, un po' di calcio lo possono fare, fanno sempre in sicurezza, certo. Però beh, certo. È diciamo che è uno sport che diverte tantissimo. Dove serve correre? Serve, ma servono tutte le capacità motorie, quindi servono anche la coordinazione. Serve anche... Ma l'atletica è la base di tutti gli sport dal punto di vista, diciamo, del gesto atletico. Poi no, chiaro, altri sport non hanno bisogno del movimento che dà l'atletica, ma va bene. Sergio, nei prossimi collegamenti andremo a vedere magari i ragazzi come fanno, vediamo se riusciamo anche a sentire la voce dei campioni delle Fiamme Oro, esatto, che magari casomai ci raccontano questa esperienza anche in questa veste di allenatori. Va bene, grazie. Allora, per il primo collegamento da Jesolo è tutto, ci sentiamo un po' più tardi, intanto buona trasmissione, grazie in studio, grazie a voi. Ciao. Dario, mi senti? Dario, mi senti? Certo, sì. Allora, ci sono arrivate dei WhatsApp di telespettatori che mi chiedono come fanno a iscriversi i ragazzi a questi camp, dove si devono rivolgere. Beh, allora, i camp sono riservati agli atleti tesserati delle Fiamme Oro, non è no, che sono correggo, Dario, allora. I camp sono aperti a tutti. Sono aperti a tutti. Il sito internet che si chiama Fiamme Oro Camp ed è anche un profilo social, li organizza la Polizia di Stato con le Fiamme Oro ed ha una caratteristica, siccome poi sono tanti anni che lo facciamo e gli atleti si trovano bene, il passaparola allora, è importante. Come fanno, ci si fa iscrivere andando nel sito? Andando nel sito internet, la caratteristica è che anche quest'anno, dopo due settimane di apertura delle iscrizioni al camp, sono già andati sold out e tutto esaurito. Non riusciamo a fare numeri più importanti perché riteniamo che la qualità è anche quando non vai a cercare i numeri. Il prossimo anno riapriremo le iscrizioni a primavera, quindi a marzo, e le attività le potete vedere sul sito Fiamme Oro Camp che stiamo inquadrando adesso. Esatto. Grazie alla regia, sempre attenti. Vediamo se riusciamo a tornare anche a fare un camp in montagna, che ci manca da Asiago. E adesso il prossimo appuntamento, c'è un camp per i più grandi, che questo è già tutto esaurito, lo faremo a fine agosto, inizio settembre, ed è per i ragazzi delle scuole superiori che fanno atletica e vogliono fare un camp di specializzazione, quindi si chiamano clinic e quindi durano una settimana e sono già orientati con specialità dell'atletica, quindi questo è proprio rivolto solo a chi fa atletica. Ecco, altre domande da studio? No, ecco, quanto tempo prima è bene che si iscrivano? 2 mesi, 3 mesi prima? Perché ho sentito che sono sold out già da parecchio tempo questi camp, vero? Sì, questi sono sold out. Noi a inizio marzo del 2024 apriremo le iscrizioni per i camp del 2024, quindi l'appuntamento sarà a inizio. State accorti del marzo del 2024. E quanto dura un camp? Una settimana, 15 giorni? Dura dal lunedì mattina a sabato sera, ed è con la formula residenziale, quindi l'attività per Jesolo noi ci appoggiamo quindi al villaggio Marzotto.
quindi loro hanno, pagano una quota e hanno vitto e alloggio al villaggio Barzotto, i ragazzi, tanto per intenderci, insomma. Esatto, una quota onnicomprensiva di tutte le attività, sia per quanto riguarda la proposta che viene fatta per l'atletica leggera, ma di tutte le attività all'interno del villaggio, che è un villaggio organizzato con tutta l'animazione, oltre a quello che si può trovare come anche il tempo libero, insomma. Quindi c'è anche l'animazione del camp, c'è un teatro che raccoglie almeno 400 posti, quindi c'è anche tutta l'attività di intrattenimento alla sera, insomma sono diverse iniziative, un villaggio di oltre 1200 posti, quindi è un villaggio importante. Ma è un grande impegno per voi seguire tutti questi ragazzini, perché siccome sono anche giovani bisogna seguirli in una maniera veramente particolare, perché li ho visti prima nel video, hanno 9-10 anni, anche 11 anni questi ragazzi. Sì, allora non facciamo niente di nuovo, anche se noi cerchiamo sempre di metterci il più impegno possibile. Il villaggio Marzotto è dove le colonie dell'azienda Marzotto mandavano i figli dei dipendenti, quindi la struttura è una struttura che ha la vocazione di intrattenimento per quanto riguarda i bambini o i più grandi che devono fare un periodo estivo, quindi noi abbiamo messo dei contenuti in una struttura che è nata tanti anni fa con la vocazione di essere una colonia. Ok, va bene. Allora Dario, ci vediamo fra un po', quando vuoi, ci chiedi la linea e più avanti, va bene? Va bene, adesso mi sposto perché i ragazzi hanno un programma, poi vanno a pranzo, quindi se riusciamo a intercettarli prima che si muovano. Allora, chiedici tu la linea quando vuoi, Dario, okay. Grazie. Okay. No, grazie, ciao, a dopo. Ciao, dopo. Ciao, ciao. Guarda che bel villaggio, ma veramente è molto bello, quindi è una cosa straordinaria, guarda cosa è stato, guarda. Ai tempi della grande Marzotto, grande azienda. Ciao. Dove sei adesso? Dove ti sei trasportato? Mi senti, Dario? Io ti sento, voi mi sentite? Sì, chiaro e forte, tutto ti vediamo anche bene. Tutto ok. Sempre con Sergio Baldo che mi accompagna in questa nuova stagione. Allora, abbiamo gli atleti, alcuni atleti che sono qua oggi. Sergio, da dove cominciamo? Madeleine. Ecco, Madeleine che è quella più preoccupata dell'intervista. Adesso allora. Oggi la lista europea dei 100 ostacoli è un po' preoccupata perché non sa le domande che dobbiamo fargli e voleva avere un'anticipazione, ma invece noi le facciamo all'ultimo momento e così vediamo se è pronta a partire dai blocchi con un tempo di reazione breve come serve per il regista. Allora. Ok, vi ripresento. Allora, sono Isolauti, ma ti chiamiamo Madeleine o no, potete chiamarmi Daisy, va bene. E la mia disciplina sono i 100 ostacoli e il mio curriculum, diciamo, della mia carriera sportiva, ho un titolo europeo del 18. Vale, anche qualche titolo italiano, però non lo vuole dire perché è modesto. Vabbè, brava, Desiree la conosco, ciao. Buongiorno, ciao a tutti. Scusa, Sergio, si faccio da solo, ma la Desiree vediamo spesso in giro. Allora, già anche alta questa atleta, è una tua collega, no? Come saltatrice in alto. Allora, Desiree, salto in alto, dici qualcosa della tua stupenda carriera. La mia carriera è iniziata quasi 15 anni fa, di cui 12 anni sono in camera. Ho finito la mia carriera sportiva 2 anni fa, adesso sto allenando le nuove promesse, sempre del gruppo giovanile, e sono qui al camp, sono super motivati e speriamo di trovare una prossima erede, una futura Sara Simeoni, come certe già vogliono battere il record italiano, già a 12 anni. Siamo sopra i 2 anni, le piccole insomma. Le piccole hanno già questa idea. Vabbè, brava Desiree. Ma addirittura Desiree uscita, visto che ha fatto 1,97 di salto. Ma è vero che finale saltava più di te? No, più di me. No. Tu diciamo invece, che a fine della mia carriera potevo giocare una con Desiree. Comunque tu eri a 2 e... Io 2,22. Allora... C'era un po', no? Vabbè, bravi. Allora, Michael Toomey, l'uomo più veloce del West, almeno oggi a Jesolo. Più veloce di casa sua, di sicuro. Allora, Michael, invece, tu primatista dei 60. Sì, ricordiamo la tua carriera, perché anche è stata un momento particolare, perché c'è stato un po' un passaggio tra
alcuni atleti e poi gli atleti di adesso che vediamo sì, stanno andando una molto storia bella, dico, ho iniziato l'atletica un po' tardi, a 16 anni, prima giocavo a calcio tutto vizio, ma poi l'abbiamo superato, e mi sono sempre allenato con Umberto Pegoraro, con l'altro tecnico della polizia delle Fiamme Oro, e ho ottenuto dei buoni risultati, sono stato primatista italiano di 60 metri, con tempo di 3,51, poi mannaggia battuto da Marcel Jacobs, però direi che ci può stare, e poi ho vinto diversi titoli italiani, sempre nei 60 metri, ho vinto a livello giovanile anche medaglie europee e anche con la nazionale maggiore, con la staffetta. Impegnato adesso anche come tecnico? Adesso sono arrivato alla fine del mio percorso da atleta e mi sto dedicando con tutte le energie che ancora mi sono rimaste nel cercare di trasmettere anche questa passione per la velocità e per l'atletica leggera per le nuove leve delle Fiamme Oro che spero un giorno possano anche andare più forte di quello che facevo io, insomma. Va bene, bravo Michael. Un secondo solo, Zero. Dopo Zero. Di me, che si allenava con Umberto, il mio erede, ve lo presentiamo subito. Dai, presentacelo. Eccolo qua, Yassin Bandaogo, con cui mi sono allenato insieme gli ultimi anni della mia carriera, gli ultimi paio d'anni. È forte, ogni tanto dorme un po', ma ci stiamo lavorando. Abbiamo tutti ottime sensazioni per il futuro di Yassin. Allora, ma lui ti dà qualche consiglio, ti dà qualche segreto? Il primo anno qui sono venuto dal calcio, dopo mi sto allenando sia con Mike che con altri atleti. Penso che Mike sia stata una delle persone che, oltre a mio allenatore, Marco Pegoraro, mi abbia aiutato sia nella parte tecnica che in altri aspetti. Cioè, soprattutto quelli della partenza. Che anche avuto... di vento rosso, non lo dirà. Dato che nelle partenze ho avuto magari anche qualche problema all'inizio, cioè nelle partite a testa bassa, eccetera. E comunque Mike mi ha aiutato. E... bene, dai, allora hai un buon esempio in casa e quindi farai bene. Sergio, abbiamo visto questo giovane... Aldo Andrei, specialista della marcia, la marcia che ci ha dato tante soddisfazioni alle gare internazionali, alle Olimpiadi, certo. Eccolo qua, un marciatore alto. E un po' anomalo come marciatore, perché sei 1,95. Ogni tanto mi chiedono, ma perché non ti sei dato un salto in alto? Evidentemente non avevo questa caratteristica. Allora, tu sei un marciatore e quindi hai un esempio, anche te, una medaglia olimpica. A me sì, vero? E quindi ispirazione anche con Massimo Stano. Però sei giovane, no? Molto giovane, quindi sì, hai la marcia grande. È una specialità che allunga un pochino, no? Si matura da grande, giusto? La marcia è una specialità a cui puoi arrivare anche a 36-37 anni e comunque rendere. Quindi hai ancora 20 anni quasi. Sì, lo so. Bravo. Continuare per un po' di anni. Va bene, allora, questi erano quelli che sono più freschi di carica, no? Di carica sportiva, però... Certo. Direi che se riusciamo, nel prossimo collegamento, anche perché ricordo che c'è una Lara Rocco dei 400 ostacoli, c'è Rosanna Martin, due volte campionessa italiana del cross, c'è anche Alessandro Briana, delle Siepi, insomma c'è Marcello Palazzo, 5,40 con l'asta. Ma c'è anche Nicola Sorgato, specialista del mezzo fondo, insomma, vediamo se riusciamo a collegarci qua, ma non so se lo facciamo qua o dal villaggio, forse meglio dal villaggio, non so, studio, dateci un po' di tempi vostri perché qui praticamente guarda, i ragazzi Dario, fino all'una e mezza possiamo fare di tutto, fino all'una e allora mezza. Facciamo il prossimo, allora adesso dal villaggio. Noi andiamo tutti, ci spostiamo, sono 2-3 chilometri dallo stadio e quindi ci sentiamo quando sono dall'altra parte, vi richiamo per i saluti, d'accordo? Ciao. Grazie, domande, ciao a tutti. Titano, Davide, domande? Allora, no, domande, ho visto dei campioncini e dei campioni, ma i prossimi impegni quali saranno per loro? Perché mi sembrano veramente lanciati questi ragazzi e queste ragazze. Allora, a luglio abbiamo il campionato europeo dell'Under 20 e poi anche il campionato europeo dell'Under 23, che sono le manifestazioni internazionali giovanili, ma l'appuntamento più importante sono i campionati del mondo a Budapest, che sono dal 19 al 27 di agosto. Quindi comunque i nostri sono andati molto bene anche a recenti gare, no? Noi diciamo visto. Che la nazionale italiana in questo fine settimana ha conquistato questa Coppa Europa, che è un sogno che inseguivamo da 38 anni perché non avevamo mai vinto, e quindi per la prima volta l'Italia ha vinto questo prestigioso titolo, e quindi è la Coppa Europa per nazioni. Ma sei tu che porti bene questa federazione?
Sergio Baldo è anche vicepresidente nazionale della Federazione Atletica Leggera. Ah, ecco. Allora, questo... io nel ruolo di vicepresidente cerco di è chiaro che il ruolo di vicepresidente sono particolarmente orgoglioso che va bene, allora ci sentiamo dopo come d'accordo, a più tardi. Ciao studio, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao, buon proseguimento di manifestazione, bellissima, complimenti, ciao. Eccolo qua, lo vedo collegato il nostro Dario per questo nostro ultimo collegamento. Adesso dovremo sentire anche l'audio, così la nostra regia ci passa. Ci siamo, mi sì, senti? Ti sento chiaro e forte. Allora, siamo all'interno del villaggio Marzotto, sì, che è una struttura straordinaria, un po' datata ma sicuramente mantenuta molto bene. E qui ho visto per esempio Lucchetta Camp, fanno la pallavolo, fanno tante altre cose, quindi è un luogo dove i nostri ragazzi dormono, mangiano. E adesso sono qui con alcuni degli istruttori, Alessandro Briana. Ciao Alessandro. Ecco. Ciao, ciao a ciao, tutti. Ciao, ciao, ciao. Ecco, poi abbiamo altri ragazzi e ragazze, guardate, che stanno scendendo giù per noi, e poi abbiamo un po' di atleti, finalmente abbiamo parlato di atleti ma poi non abbiamo neanche visti. Sta arrivando Nicola Sorgato, ecco, vengono giù tutte perché adesso la pappa è pronta, quindi andiamo a mangiare. Allora Alessandro, tu sei sempre insomma riferimento per questo camp, un po' il coordinatore un po' di tutto, anche dei tuoi colleghi. Come sta andando? Come è andata storicamente questa esperienza e come sta andando quest'anno? Allora, buongiorno a tutti. È il decimo anno, la decima edizione del Fiamme Oro Camp, che si è sempre svolto qui all'interno del villaggio al mare Marzotto, che è gestito dalla Fondazione Marzotto. È una struttura che ha un piede del villaggio olimpico, permette di Dario, cioè all'interno. All'interno di questo villaggio ci sono più sport, cioè perché le strutture permettono di praticare più sport. C'è il campo da beach volley, il campo, il pala Marzotto, che è un bellissimo. Due bei campi da pallavolo. Pallavolo, pallacanestro, abbiamo i campi da calcio in sintetico, abbiamo i campi da bocce anche per Dario, se vuole fare una bella sfida. Poi c'è il campo da pad. Ci attrezziamo, chiederemo alla fondazione di attrezzare. È un villaggio che ha una bellissima pineta al suo interno, dove i ragazzi possono giocare, possono riposarsi, possono socializzare, e poi c'è il mare, che non è poco. Il mare è là dietro, vediamo se riesco a farvelo vedere. È proprio dietro alla piscina. Dietro alla piscina, lascia il mare. È un po' turbioso oggi, no? È un po' però noi ce lo opaco. Però una bella giornata di vento, ieri sera ha fatto un bel acquazzone qua a Jesolo, però ha rinfrescato e oggi siamo qua. Allora, questi sono alcuni dei ragazzi, quanti sono in tutto? Allora, i ragazzi sono 72 che vivono tutto il villaggio dalla mattina alla sera, dal lunedì al sabato, il nostro ultimo giorno sarà sabato prossimo. E dove ritorneremo? Sono già tristi. Ma te sei fatto? Sei ferita? Io sì, mi sono incalcata al dito, una distorsione al dito. Incalcare, incalcata è il termine proprio tecnico. Giusto, giusto. Boh, c'è incalcata. Ci capisco. Vabbè. Allora, Michael l'abbiamo già salutato. Nicola, vieni qua. Nicola Rampazzo, no? Sì, Sorgato, Rampazzo, ma c'è Rampazzo? Sì. Si imbosca sempre. No, Rampazzo. Nicola ha anticipato tutti con le gambe sulla tavola. Ecco, bravo. Allora, Nicola, Sorgato, gemello. E un altro Sorgato, Andrea, che sta a Boston, se non ricordo male, ma due atleti, soprattutto tu praticamente, atleta di mezzo fondo, hai vinto anche alcune gare, ho fatto tempo a vederti. Sì, mi sembra portato fortuna. Tu con questi ragazzi, queste ragazze, come si trovano con te e tu come ti trovi con loro? Beh, io mi sento a mio agio, sono più bambino di loro, a volte ho già il mio... Perché un Gigi con loro oppure perché un così prima era Gigi, poi Gigi. Ma tu a questi con gli alleni su qualcosa di in questo camp mi sto dilettando molto nei lanci, che comunque è una mia
quella passione iniziale quando ho iniziato ad allenare, e quindi oggi per fortuna ero supportato dalla Silvia Carli, grande lanciatrice, bella lanciatrice, e quindi i ragazzi hanno intrapreso un po' più di confidenza con il Vortex, con, poi con lei. Il Vortex però c'era un po' vento, sì, oggi non era facile. Vabbè, facciamo un giro veloce, mi dite i vostri nomi qua dentro, dai, forza. Veloci, vai, Pietro. Massimiliano. Forte però, Anna. Perché dopo a casa vi vedono e dicono, ma i ragazzi, poi niente. Dai, dai, veloci, 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 veloci. Su. Giovanni. Viola. Eleonora. L'ha incalcata. Sofia. Tommaso. Guarda qua, arrivano anche gli altri. Adesso cominciano ad essere tanti. Camilla. Ne ho viste già Camilla. Giada. Là dietro. Ciao ragazze. Ma allora vedo qua un'altra ragazza giovane. Che... Rosanna, la vostra Rosy. La Rosy. Allora ti chiamano Rosy. Allora ho visto che ti mandano i saluti a WhatsApp, che gli manchi quest'anno. Non sei presente tutto il tempo, però oggi sei qua. Allora anche Rosanna Martin, campionessa italiana, due volte vincitrice del titolo italiano nel cross, nona ai mondiali individuali, mondiale a squadre militari, insomma un'attività nel cross che sarebbe quasi vicino alla mia passione, ma la mia è motocross, la tua è cross a piedi. Ecco, però tu hai fatto sempre, hai partecipato sempre ai camp. Allora, che esperienza è per i ragazzi, anche per voi allenatori, ma per i ragazzi soprattutto? Beh, per loro è un'esperienza fondamentale di crescita, credo, questo tipo di camp, che poi siano quelli sportivi o quelli di altro genere, per loro è un momento fondamentale di socializzazione, di imparare a stare con gli altri 24 ore, che non è semplice. E poi se il camp è sportivo c'è anche un senso così di parte di appartenenza per molti di loro alle Fiamme Oro, per quanto ci riguarda, quindi alla squadra che ha creato questa cosa qui, ma anche insomma un approfondimento di quello che fanno durante l'anno o che comunque vogliono provare, quindi è una bella, proprio una bella esperienza di sport. Per noi tecnici anche è importante, perché si crea un legame particolare con i ragazzi che poi continua, cominciato durante l'anno e poi continua negli anni successivi, quindi è stata e continua ad essere un'esperienza di crescita per tutti, ma e anche per la società sportiva stessa. Va bene, allora ragazzi in studio, va bene, Rosanna Martini è stata presidente provinciale della FITAL, è ideatrice e l'organizzatrice del circuito Padova Corre, che abbiamo visto con Franco Marangoni in studio da voi, siamo noi tre che siamo stati un po' ideatori di questo circuito. Però la sua attività è il tecnico delle Fiamme Oro, del Centro Giovanile Fiamme Oro. Ragazzi in studio, se non avete altro da chiederci, noi dobbiamo dire solamente grazie, un in bocca al lupo e complimenti per tutti questi ragazzi giovani. Vogliamo sentire il coro. Ah, no, sulle mani, com'è sulle mani? Dai. È uno, tre, sulle mani! Grazie Dario, grazie a tutti voi, veramente divertitevi, passate veramente un bel camp. Anche due o tre pensionate qua che passavano, che ho fatto sulle mani. Sulle mani, va bene. Dario, grazie, noi ci vediamo ciao. Mercoledì prossimo. Ciao Dante, ciao a tutti in studio, grazie, alla prossima settimana. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie al nostro Dario Bolognesi, straordinario come sempre, ci ha regalato, devo dire, ancora una volta dei momenti fantastici con tanti e tanti ospiti della Polizia di Stato, delle Fiamme Oro, quindi avete visto che anche oggi, insomma, un bel mercoledì. Sapevo che Dario non è tutto meticoloso, ho detto guarda, ti ho preparato una cosa particolare, quindi bello.